curva bianco-blu. Eccoci, rieccoci assieme, meglio, buon pomeriggio gentili ascoltatori di Ciao Como Radio, le 17.35 minuti in diretta su Ciao Como Radio e anche sul sito, ci potete ascoltare infatti in streaming su ciaocomo.it, una trasmissione, quella di oggi, dedicata al Como, certo, ma ancora una volta, come già due settimane fa, quando abbiamo avuto in studio Roberto Galia, oggi andiamo a parlare... Certo, della prima squadra, ne accenneremo sicuramente perché poi la squadra torna ad allenarsi domani dopo la sosta di ieri del campionato, ma parleremo soprattutto del settore giovanile, della formazione Beretti, ma non solo, perché qui con noi oggi, con grande piacere, abbiamo anche un altro dei responsabili del settore giovanile, abbiamo avuto Galia l'altra volta, oggi abbiamo l'allenatore della Beretti, Silvano Fontolan. Ciao Silvano e buon pomeriggio. Ciao a voi, grazie dell'invito. Ci mancherebbe, doveroso, un piacere averti qui con noi. Saluto anche ovviamente Lele Palimento, l'ha detto stampa, che tra poco poi più avanti sentiremo nel corso della puntata. Oggi dicevamo tutto giovani in modo particolare, quindi vogliamo focalizzare quindi l'attenzione sui ragazzi, perché a volte abbiamo ricevuto anche delle mail, i nostri ascoltatori dicono beh, ne parlate un po' poco di questi ragazzi, però noi nel nostro piccolo insomma abbiamo cercato di dedicare queste due puntate quando c'è stata la sosta e anche ieri per la seconda sosta per l'impegno della nazionale, abbiamo cercato di dedicare grande spazio ai ragazzi. E allora eccoci qui con Silvano Fontolan, che da poche settimane è diventato l'allenatore della Beretti al posto di Colella. Non è andata bene, Silvano, vedo che sorridi, anche sabato nella seconda tua partita, giusto, con la Beretti a Savona, avete perso. Sì, abbiamo perso per l'ennesima volta. Oggi sto parlando con i ragazzi, ho detto il mister è già a rischio. Quindi niente, dobbiamo lavorare con i ragazzi. Sono tornato a fare quello che ho sempre fatto, il mister. Quest'anno avevamo preso l'altro incarico sia io che Roberto, però siamo tornati a fare. C'è un caso di esigenza, Colella è andato con la prima squadra, quindi io sono andato io volentieri a fare quello che... Diciamo, ecco, esatto, volentieri, perché è una cosa che ti è sempre piaciuta, poi fare l'allenatore, è no? Quello che ho sempre fatto. Esatto, quest'anno, quando ho parlato all'inizio dell'anno scorso con Fonti, che ci aveva proposto la cosa di riprendere e far partire il settore giovanile, l'avevo preso con grosso entusiasmo sia io che Roberto. E niente, siamo ripartiti a fare quello che dovevamo fare. Non volevo più mettermi a fare l'allenatore, però è capitata questa occasione e sono tornato a fare quello che so fare, ecco. Prima che mi dimentico, perché sennò altrimenti poi quando lo vedo in strada mi tira le orecchie, è un nostro ascoltatore fedelissimo che però ha più di 60 anni, si chiama Franco. Questa mattina quando ho saputo che c'era Fontolan in studio mi ha detto che lui, vabbè, non è capace di scrivere col telefonino, quindi mi ha detto guarda, sennò poi mi imbarazzo, però per favore chiedi a Silvano di ricordare i tempi del Verona quando lui ha vinto il campionato. Allora io adesso te lo ricordo subito, poi andiamo ancora a parlare dei giovani, ma sennò altrimenti poi mi dimentico. Gliel'avevo promesso che c'era questo amarcord da fare con te. Sono passati. Beh, parecchio. Io sono andato a Verona nel 1984. Ho vinto lo scudetto nell'84-85, ci sono rimasto fino all'89-88. Ho fatto 5 anni a Verona, sì, nella parentesi scudetto. Irripetibile per squadre di provincia, secondo me, di come sta andando il calcio al giorno d'oggi, sarà sempre più difficile, però. Esatto, perché è stata quasi un'eccezione la vostra. Ma forse noi, Cagliari, poche squadre di provinciali che hanno vinto il campionato, pochissime, però da lì forse non l'ha vinta più nessuno, ecco. Eh sì, esatto, cioè adesso che io ricordo, dopo il Verona non c'è stato poi. Beh, se vogliamo considerare, diciamo, provinciale la Sampdoria, tutto sommato, possiamo considerare la Sampdoria, esatto. Diciamo anche la Sampdoria. Quali sono stati gli elementi che hanno portato quella squadra a diventare davvero irresistibile? Tu eri uno degli elementi di forza sicuramente, ma ce n'erano anche tanti altri. Il gruppo, la società, tutti dalla stessa parte, si remava tutti dalla stessa parte, grande società, grande allenatore, grandi ragazzi. L'allenatore era Osvaldo Bagnoli, giusto? Osvaldo Bagnoli, che era il nostro padre putativo, via. E grande persona, ma c'era molta stima tra di noi, si stava bene assieme, ci sono degli aneddoti, ti dirò, io qualche anno l'ho fatto nel calcio, l'ultimo dell'anno, ma senza che nessuno ci invitasse, eravamo una rosa di 19 ragazzi, eravamo 17 a festeggiare l'ultimo dell'anno assieme, ma senza che nessuno ci obbligasse. Beh, insomma, è abbastanza un'eccezione questa. Questo no? Vuol dire che si stava bene assieme. Sì, certo. Noi stavamo bene assieme, noi andavamo al campo all'allenamento alle 2:30, ci trovavamo la 1, stavamo bene assieme.
Quando queste cose, quando si sta bene assieme, c'è stima, vuol dire che al momento della difficoltà il tuo compagno sicuramente ti dà una mano. Sono quelle cose che è difficile da spiegare, però le cose sono così. Allora, fai ancora, giusto per chi ci sta ascoltando, magari più giovani che sicuramente ti hanno solo visto sulle figurine, o fai qualche nome di quel grande Verona che con te è andato a vincere lo scudetto. Gli stranieri erano Elcher e Brigel, c'era Di Gennaro, c'era Falla, c'era Marangon, c'era Galderisi, punta. Garella in porta. C'era Garella in porta, ma faccio prima la formazione. E poi c'era. C'era Tricella. Esatto, c'era Tricella. Esatto. No, era una buona squadra. E poi c'era Fontolan che giocava a stopper, ovviamente. Va bene, Silvano, grazie di questo Amarcord, ma credo che il nostro ascoltatore sicuramente così è contento quando poi mi incontra. Ho esaudito la sua richiesta. Ciao a tutti. Ecco, grazie Luca. Speriamo che il rendimento dei ragazzi non cali. Per fortuna abbiamo recuperato Gammoni insieme a Schiavino, quest'ultimo però non lo chiamate mai per venire in redazione, ma lo chiameremo, state tranquilli che lo chiameremo. Tante domande, se volete porle in trasmissione 348 44 15 730 è l'SMS, ma se volete potete scrivere, come ha fatto anche il nostro amico Dario, una bella mail, una bella articolata mail che dice tante cose. Da buon tifoso seguo con interesse anche il settore giovanile, che è poi serbatoio di tutte le società serie che programmano in un momento economico così delicato. E poi chiede qualcosa, diverse cose a Fontolana nella trasmissione di oggi. Allora Silvano dice: ho visto grandi miglioramenti nei risultati delle varie annate di quest'anno. Qual è secondo lei la squadra del settore giovanile che più è migliorata e di cui siete più soddisfatti rispetto alla passata stagione? Difficoltà perché abbiamo parecchie difficoltà. Siamo arrivati e abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che, secondo me, a parte che non voglio parlare di quello che è stato perché sarebbe antipatico, però ragazzi in difficoltà, ragazzi che abbiamo fatto fatica a buttare in piedi delle squadre. Infatti siamo partiti solo con 5 squadre più la Beretti, perché eravamo in difficoltà come organico, come numero. E niente, quindi da dirti chi è migliorata molto non lo so. Ho visto grossi miglioramenti con gli allievi nazionali fino a un certo punto. Io spesso volentieri lavoravo con loro perché c'è un gruppo che lavora a Grandate, un gruppo che lavora a Orsenigo, quindi ero a Grandate spesso. È una squadra che ha carenze tecniche, però sotto l'aspetto caratteriale sono migliorate molto, però c'è da lavorare, come tutte le squadre c'è da lavorare, come tutti i ragazzini, ecco, i ragazzini devi lavorare, devi avere pazienza, devi aspettare. Ecco, Daria chiede ancora come ti trovi con la Beretti e se preferisci lavorare sul campo o come dirigente. Io credo che la risposta... Ho già risposto prima, sono tornato a fare quello che ho sempre fatto, però ormai sono un po' passato, cioè non sono più un ragazzino, e la scelta era quella di mandare avanti i ragazzini e allenatore più giovane. Ma come ti trovi con la Beretti? Bene, no? Sì, no, sì, no, ti è piaciuta? Bene, io... È il mio credere, è la mia vita. Io sul campo mi diverto più. Difatti io, mentre Roberto Galia cura più l'aspetto amministrativo e cura un attimino più quelli che sono i tesseramenti, le cose, io tu sei uomo da campo, diciamo, così esatto, ti trovi a tuo agio, no? Sto meglio sul campo, preferisco stare sul campo, stare a contatto con gli allenatori, stare a contatto con i ragazzi, ecco, lì quella è la mia ma vita. Ascoltami Silvano, ma ti ascoltano sti ragazzi giovani o in virtù anche della tua esperienza, insomma, di tanti anni? Ti ascoltano, ma ti ascoltavano di più una volta, adesso i ragazzi sono cambiati ed è una delle difficoltà che ci accorgiamo, che riscontriamo, e io parlando con gli allenatori vediamo che ci sono grosse difficoltà a farti ascoltare, perché adesso un ragazzo non è più un ragazzo di una volta. Il ragazzo adesso ha tutto e fai fatica il sacrificio costa fatica, dici che insomma tutto sommato non è più forse. Secondo me i nostri tempi era più facile, i giocatori era più facile, adesso il ragazzo ha tutto, nel momento delle difficoltà si chiama fuori, mi accorgo quando andiamo a fare anche le convocazioni. Non ci vengono volentieri, magari per essere convocati sulla squadra superiore alla loro fanno fatica a venirci, stanno bene con il loro, e questo secondo me è dovuto alla gioventù del giorno d'oggi, perché forse noi vecchi ce ne mettiamo sotto la bambaccia.
Allora, poi altre domande che arrivano per te. Dunque, dice: passando da Orsenigo, da un po' di tempo si vede il campo di calcio in allestimento, il campo appunto quello principale, diciamo così, che negli anni scorsi veniva utilizzato. Ecco, dice: quando sarà ultimato e soprattutto quando sarà utilizzato questo campo per le partite casalinghe del settore giovanile. Tra l'altro, se non sbaglio, questo sarà un campo sintetico, giusto? Sì, quello sì, che verrà fatto. Sintetico di nuova generazione, esatto. Stiamo aspettando anche noi a braccia aperte, speriamo che sia pronto prima possibile, però la società si è data da fare. Lì ci hanno detto che a breve ce lo consegneranno. E dopo, come si dà ragione, andremo a giocare lì. Il vantaggio del sintetico è che fuori una squadra, dentro l'altra, non ci sono problemi. L'inverno d'estate, insomma, ecco, in tutto sommato. In questo momento ci puoi giocare. Noi adesso attualmente stiamo andando a giocare a Bizzarrone, c'è il centro sportivo che di Foti, che adesso non so se è di Foti, comunque è in mano a loro. E andiamo lì, ci abbiamo trovato la collocazione lì e ci dà una mano. Però al momento che sarà pronto il campo di Orsenigo, tornerete a giocare chiaramente ad Orsenigo. Torneremo a casa nostra. Allora Silvano, senti, quali caratteristiche, qui andiamo proprio sul tecnico, deve avere un ragazzo che aspira ad entrare nel settore giovanile del Como? E soprattutto chiede al nostro ascoltatore quanto tempo di media si può concedere ad un ragazzo per guardare le sue doti, se basta una stagione, due, pochi mesi, insomma, quando si capisce se un ragazzo è buono per voi oppure no? Perché purtroppo poi è una selezione naturale, poi uno si può anche dire: guarda, non fai parte. Partiamo da questa seconda, io dico da seconda delle età. Se c'è attitudine a venire a allenarsi, hanno voglia, hanno passione, queste sono cose importanti. Poi dopo vengono privilegiati un pochettino gli aspetti tecnici, che questo è un altro discorso. Però quando sono piccoli li aspetti, se in previsione ci aspettiamo che i ragazzi possano maturare, li aspettiamo, non mandiamo via niente. Da qui in avanti, però, per venire tornando alla prima domanda, dovrà essere privilegiato sicuramente l'aspetto tecnico, è la cosa più importante, perché da qui in avanti non puoi venire a far parte del calcio Como se non ci vediamo. Se non c'è una base tecnica, esatto, sì, sicuramente, se certo. Se vediamo in previsione, sì. Il futuro non prevediamo qualche cosa. Dopo un ragazzo può crescere o può svilupparsi prima o dopo, però almeno ci dobbiamo vedere qualcosa. Ecco, esattamente, quindi abbiamo sentito che tutto sommato il tempo c'è, no, per maturare. Quello che si diceva con Roberto Galia quando è venuto a trovarci 2 settimane fa è che comunque chiaramente, come un po' tutte anche le società giovanili, è importante, certo, che vengano, che si impegnino, che si allenino con grande scrupolo, ma è importante anche la scuola, ovviamente lo studio, no? Questo Silvano. Soprattutto il ragazzo deve studiare, anzi noi stiamo attenti che il ragazzo vada a scuola. Infatti, esatto. A me è capitato nel Beretti qui ultimamente, qualche ragazzo mi ha detto: mister, per me sabato è importante andare a scuola perché ho un computer in classe. Quindi posso dirgli: vieni via, se sì, il ragazzo sì. mi ha posto questa richiesta, sono stato ben felice di dargli benestare andare a scuola. Anche se poi dopo sono andato sabato, siamo andati a giocare a Savone 16 ragazzi, ecco, però sì. Però ai ragazzi è giusto che vadano a scuola. No, beh, questo è molto importante, no, assolutamente. Questa poi è una domanda, secondo me, è un po' più da girare a Lele Pareto, che mi guarda con il terrore negli occhi. Dice: come mai sul sito del Como, nella sezione settore giovanile, non c'è traccia di squadre a parte i calendari? Mi domando il perché di questa scelta. Rispondi dopo. Grazie comunque per il tempo che avete dedicato. Mi auguro di sentire le risposte in trasmissione. Direi che abbiamo risposto e grazie perché fate anche queste trasmissioni sul Como. E beh, insomma, ci fa piacere che, insomma, qualcuno è riuscito ad apprezzare, no, che insomma abbiamo voluto dare spazio anche al settore giovanile. Poi c'è invece un'altra domanda che riguarda Gammone, ma ne parliamo dopo, sempre con Lele Palimento. Allora ci fermiamo solo per qualche istante, Luca, tra poco proseguiremo ancora con Silvano Fontolan, grande ospite oggi a Curva Bianco Blu, per parlare del settore giovanile del Como. Restate con noi perché poi tra poco avremo anche il responsabile del settore giovanile, Flavio Foti, che interverrà telefonicamente per parlare anch'esso dei tanti giovani qui al Como. A tra poco. Allora, bene, grazie anche al nostro Luca Tommasoni, il nostro regista, come sempre puntuale qui a Curva Bianco Blu. Siamo in diretta sulle frequenze di Ciao Como Radio e ciaocomo.it, perché ci potete come sempre ascoltare in streaming, poi ovviamente anche il video tra poco sul nostro sito per rivedere tutta la puntata di oggi. E con noi c'è, ve lo ricordo ancora, il mister della formazione Beretti, ex di grandissimo spessore non solo del Como ma di diverse squadre, Silvano Fontolan.
Silvana che è qui con noi assieme alla Detto Stampa Lele Palimento. Ciao Silvano ancora. E allora, visto che prima abbiamo parlato tanto dei giovani, ma visto che sei informato un po' su tutto, c'è un ascoltatore che ci chiede come sta Gammone. Tu l'hai visto oggi a lavorare a Orsenigo, mi dicevi. Sono andato via poco tempo fa da Orsenigo ed era Orsenigo, si stava allenando con quei due o tre ragazzi che non hanno giocato, erano lì e si sta allenando, quindi non vede l'ora di tornare cacciatore vero. Ah, ecco, perfetto. Quindi speriamo, no, beh, se lo augurano un po' tutti, i tifosi del Como, no, perché è un ragazzo potenzialmente. Me lo auguro più perché è un ottimo ragazzo. Ci ho parlato insieme qualche volta, è un ragazzo che ci tiene e sta soffrendo per non riuscire a dare il suo supporto alla squadra, perché poverino va male. Ecco, c'è una domanda che poi dice: anche se non c'entra nulla con il Como, che cosa ne pensi di Balotelli, che tra l'altro poco fa sentivo la radio, sembra davvero ad un passo dal Milan quest'oggi, perché il Milan ha fatto un'offerta veramente consistente al Manchester e potrebbe addirittura chiudere nel giro di poche ore. Tra l'altro, mi diceva Lele Palimento, Balotelli ha giocato quando era giovane, qualche anno fa, assieme a Luca Tremolada, che è qui a giocare a Como. Sì, hanno fatto qualche partita esatto. Era dell'Inter, giocavano assieme sicuramente, non vorrei dire cavolata. Sì, hanno giocato assieme, come confermava Palimento. Che cosa ne pensi tu di questo ragazzo? Croce delizia un po' di tutti, perché tecnico nessuno lo può mettere in discussione, perché è un giocatore che ha dimostrato di saper fare tutto, ma lui non è, i problemi suoi non sono quelli tecnici, sono altri problemi. I problemi suoi sono la testa, no? Forse l'Inter l'ha lasciato andare è perché evidentemente l'aveva trovato, o non riuscivano a metterlo a posto. È un giocatore che ha dimostrato grosse qualità, ma secondo me non è lì che deve torturarsi, deve violentarsi su altre cose. Lui gli piace forse più apparire per altre cose, ma invece dovrebbe imparare a apparire un attimino più su quello che è il campo sportivo, il resto lasciarlo un po' da parte. Ecco, secondo te come lo vedi un eventuale ritorno in Italia, dove tra l'altro in Inghilterra non gli hanno perdonato nulla, perché il gossip lì è veramente dietro l'angolo, ma anche in Italia non è che si scherza, Vabbè, adesso non c'è più corona, però voglio dire, al di là di tutto, dopo la fine si perdona tutto, perché dopo la fine se uno come lui va in campo e ti fa gol tutte le domeniche, non dico tutte le domeniche, ma ti fa gol, si viene perdonato tutto. Però se deve essere giudicato solo per questo è un buon giocatore, e lui è lì, lui lo è, e dopo sono altre cose, e lì bisogna che qualcuno se lo prenda sotto l'ala e se lo gestisca. Un po' quello che ha fatto Prandelli, che è stato forse uno dei pochi a capirlo e anche a avere un rapporto, diciamo, abbastanza buono con lui. E secondo me fino adesso tanti hanno avuto pazienza, perché qualche anno fa qualcuno si è perso via e aveva le stesse qualità, ma si è perso. Lui deve essere talmente intelligente di capire. Gente che gli vuole bene ce ne sono parecchi. Anche perché credo che tu, Silvano, lavorando con i giovani, puoi dirci, senza chiaramente fare né nomi né cognomi, se nel corso di questi anni ne hai visti altri di giovani comunque interessanti, comunque promettenti, che poi magari tecnicamente c'erano, ma poi avevano altri problemi anche dal punto di vista caratteriale, e poi è facile perdersi, no, in questo mondo. Ma non è facile, perché se vivi in un ambiente un attimino, diciamo, vattato, esatto, dove ti è tutto permesso, dove tanti fanno le cose per te perché sei personaggio, e però non va bene, perché poi la vita normale, cioè, ci sono altre cose, altre problematiche, altre cose che devi saper risolvere, e qui servono, al di là dei cacciatori, servono gli uomini, e Balotelli deve diventare uomo prima possibile. Bene, ecco, senti, torniamo per un attimo ancora allora al tuo settore di competenze, i ragazzi della Beretti, i giovani del Como, ovviamente tu e Roberto Galia, ne abbiamo già avuto modo di parlare, ci state mettendo anima e corpo per rilanciare questo settore giovanile. Domanda che ho fatto anche l'altra volta a Galia: secondo te quanto ci vuole, Silvano, per riportare il settore giovanile del Como, che è stato, lo ricordo, un fiore all'occhiello assolutamente importante, perché sono usciti giocatori davvero di grandissimo spessore, quanto ci vuole per riportarlo, non dico a quei livelli, ma comunque a un livello sicuramente accettabile, discreto? Guardavo io quando lavoro ancora adesso, alla fine dell'anno mi faccio un libro di tutto quello che è stato fatto, mi guardavo l'altro giorno, la settimana scorsa, mi guardavo un attimino questi libretti qua e guardavo, ma ne sono passati tanti, ce ne sono tanti anche attualmente, giocatori che stanno facendo i calciatori, che sono passati dal settore giovanile del calcio com, quindi vuol dire che si è fatto bene. E cosa bisogna? Pazienza? Ci vuole pazienza, ci vuole qualche anno, siamo ripartiti da zero. Ecco, però bisogna dire che la dirigenza di adesso vi ha aiutato, no? Vi ha messo, no? Noi dobbiamo ringraziare il presidente Foti e la società che ci hanno chiamato, ci hanno contattato e ci hanno fatto capire che vogliono fare le cose fatte bene. E quindi
Quindi ci ha messo a disposizione tutto quello che fa. Stiamo lavorando per questo, hanno preso 4-5 pulmini, ci sono la possibilità. Pian pianino ci vuole tempo, certo, per cominciare a vedere i frutti, per vedere i risultati, e questo non dobbiamo fare errore di guardare i risultati adesso. Ci vuole qualche anno, 4-5 anni. Quindi esatto, bisogna avere un po' pazienza, si chiama così, è un investimento a lungo termine. Perché quelli grandi adesso non ce ne sono più, ce ne sono poca roba. Quello che avevamo, secondo me, non era di primissima qualità, quindi devi cominciare ad andare a cercare ragazzini da 99, 2000, 2001 e lì investire su agli allenatori capaci, farli, e tra 4-5 anni avremo la possibilità di avere lievi berretti di buona qualità. Perfetto, allora ci fermiamo ancora per qualche istante. Silvano, tu rimani qua con noi, tra poco continueremo a parlare ancora del settore giovanile del Como e avremo anche il tuo responsabile, appunto Flavio Foti, lo sentiremo telefonicamente, giusto fare quattro chiacchiere anche con lui per fare un po' il punto della situazione. Voi restate con noi, gentili amici di Ciao Como Radio, tra poco, dopo il GR nazionale, torneremo a Curva Bianco-Blu. Va bianco-blu. Bene, allora buona serata a tutti voi ancora, gentili amici di Ciao Como Radio e ciaocomo.it, sempre in diretta sulle nostre frequenze Curva Bianco-Blu che va avanti, e ad ancora con il grande ospite di oggi, è con noi Silvano Fontolan, responsabile della formazione Berretti del Como. Abbiamo già parlato molto con lui, anche degli aneddoti di quando ha vinto il campionato con il Verona, ma adesso torniamo a occuparci invece del suo campo di competenza. Ci sono anche domande che arrivano dai nostri lettori, Silvano, e ascoltatori. Secondo lei, ci chiedono Guido e Bruno da Erba, che saluto, secondo lei quanto sono importanti questi ragazzi per il futuro societario, intendono dire credono i giovani, un tutoring per loro con giocatori tipo Donnarumma, Mendicino, Migliorini e Schiavino? Che cosa ne pensa Fontolan? Silvano, sono giocatori giovani importanti, non vengono dal nostro settore giovanile, però se la società li ha presi è perché ci crede, ci vede dentro qualche cosa. Mentre l'importanza del settore giovanile è diventato di primaria importanza, soprattutto su città come Como, perché da quello che abbiamo visto, la federazione, la Lega Pro, sembra che la storia dei minutaggi, quando un tuo ragazzo arriva nel tuo settore giovanile, ti riconoscono dei premi ottimi, quindi vale la pena lavorare per il settore giovanile. Ecco, quindi è meglio avere davvero tanti ragazzi pronti per essere lì, no? Da inserire piano. Se vengono al tuo settore giovanile ti riconoscono sicuramente dei vantaggi e devi lavorare per quello. Per me una società come Calcio Como non può prescindere dal proprio settore giovanile. Diceva Roberto Galia proprio 2 settimane fa, quando è venuto a trovarci, adesso la cosa importante è quella di andare a parlare con le società, rimetterci la faccia, andare e chiedere eventualmente i ragazzi, no? Perché forse si è perso questo contatto, Silvano. Si è perso contatto perché non c'era più nessuno, non c'era più settore giovanile del Calcio Como, quindi si è perso. E noi stiamo cercando di buttare in piedi un progetto dove le società più importanti del nostro territorio faranno parte di un consiglio, chiederemo loro cosa hanno bisogno, quello che servirà. Cioè, secondo me, i più bravi giocatori che ci sono in giro in queste società qui, diciamo nel nostro comprensorio, nella nostra provincia, devono venire da noi, non possono andare a Milano, andare da altre parti. Sì, no, è quasi esatto, quasi un'offesa, diciamo così, no? Visto che c'è adesso il settore giovanile. Però ecco, la difficoltà, Silvano, è proprio questa, no? Di andare adesso a restaurare i rapporti, a ricucire magari quello che c'è stato. Bisogna recuperare la credibilità, quella che si era perso, perché prima c'erano delle persone che non ci credevano. Adesso dobbiamo acquisire, ma per acquisire questo devi lavorare bene, devi dimostrare. Come hai detto tu, però ci vogliono anni adesso. Ma anni, sicuramente, ma lo sanno, i nostri dirigenti lo sanno, il presidente lo sa, è consapevole. Il settore giovanile non lo fai partire dalla sera alla mattina, ci vuole degli anni, perché ripeto, perché quelli grandi fai fatica a recuperare i ragazzi, o perché devi andare a spendere già dei soldini.
dobbiamo investire, secondo me, negli allenatori capaci e procurarci degli osservatori attenti che vadano in giro sul territorio, dove ci segnalano giocatori, e le società che credono in noi che ce li mandino volentieri. Ecco, quindi questo è, possiamo dire, anche un bel invito alle altre società, no? Un invito pubblico che il Como fa, no? Anche a tutte le altre società, quello di una collaborazione aperta, assolutamente, no? Noi abbiamo bisogno di queste società, io non posso pensare che società importanti che sono sul territorio, che potrebbe essere, adesso non vorrei poi dimettere, facciamoli, poi magari dopo c'è qualcuno che è suscettibile, esatto, quindi comunque diciamo le società del territorio sono molte comunque, no? Anche importanti che da anni danno tanti giocatori, no? Se hanno ragazzi interessanti, importanti, se li danno, devono portarli a noi, perché secondo me serve anche a loro. Io genitore che ci mando, che un bambino, adesso non dico magari qui alla Cittadella, per dire Cittadella, che secondo loro è importante, lo deve dare a Calcio Como, è sicuro, così facendo fa l'interesse anche della propria società, dopo ci metteremo d'accordo per altre cose, per amor di cielo, però è giusto che bambini bravi del territorio vengano da Calcio Como. Quindi, come hai detto tu, Silvano, avete anche quindi grande disponibilità, avete acquistato i pulmini, potete andare, quindi, perché il problema vero, uno dei grossi problemi, come diceva proprio Roberto Galia, è anche questi ragazzi ovviamente studiano tutti, bisogna poi andare a prenderli, farli allenare e riportarli a casa. Questo quindi è servizio, però prendere ragazzi, che ragazzi nonostante tutto fanno dei grossi sacrifici, perché certo, chiaro, questi vanno a scuola la mattina, escono da scuola, trovano pulmino, li portano qui, arrivano a casa la sera alle 8. Non è facile per loro, insomma è un bel impegno, quasi come uno che lavora è un grosso impegno, la società mette a disposizione questi servizi qui e di tanta cosa, non è facile, però se vuoi fare le cose fatte bene devi dare questo. Assolutamente. Allora, poi qui c'è un'altra mail, forza ragazzi, sia quelli della prima squadra che quelli del settore giovanile dicono vogliamo sempre grande attaccamento alla maglia, e poi aggiungono che a Chiasso forse dall'inizio bisognava schierare subito Gammone e Schiavino. Il saluto e l'invito arriva da Gino, Luigi e Rosa, affezionati, che noi andiamo a salutare ovviamente. Allora, adesso ci fermiamo solo qualche istante ancora, poi sentiamo Flavio Foti, il responsabile del settore giovanile del Como, collegamento telefonico, chiuderemo con Silvano Fontolane e con Lele Palimento questa puntata di oggi di Curva Bianco-Blu. Restate sempre sulle nostre frequenze. Time to wake up, and here we can stand together against the race, against the faith, against the praise of your money. Starring now, compassion. Stop shooting, it's time to pray. You wanna love, I will give you it. Just stick the ends on the man next to you. In a day. Just
of your mind, you're not weak. E rieccoci assieme allora alle 18 e 13 minuti sulle nostre frequenze, quelle di Ciocom Radio, per parlare ancora in curva bianco-blu dei giovani. Detto prima, allora, che facevamo due chiacchiere anche con il responsabile appunto del settore giovanile, che è Flavio Foti, che tra l'altro è anche il vicepresidente del Como, che è collegato con noi telefonicamente. Lo saluto e lo ringrazio. Buonasera Foti. Buonasera. Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Ovviamente, oggi, come due settimane fa, come dicevo prima con l'Ere Pallimento, abbiamo voluto dare spazio ovviamente ai ragazzi, al settore giovanile. Lo abbiamo fatto con grande piacere perché siamo convinti della bontà ovviamente di questa iniziativa. Abbiamo sentito prima Roberto Galia due settimane fa, oggi c'è qua con noi Silvano Fontolan. E adesso sentiamo anche da lei Foti, ovviamente. Con tutte e due abbiamo concordato, e ci dicevano sia Silvano che Roberto, che insomma ci vuole tanto tempo, però tempo, pazienza e ovviamente anche un po' di investimento per cercare di rilanciare il settore giovanile. Ma mi pare che voi ci state credendo, e molto, giusto Foti? Certo, sì, beh, l'obiettivo è questo, diciamo che era un punto davvero importante, diciamo, del gruppo, proprio dei soci, è stato proprio quello del settore giovanile. Per cui è un settore dove senz'altro bisognerà investire, e soprattutto bisognerà avere la pazienza comunque di attendere quelli che sono poi i risultati. Ecco, esatto, sì, perché appunto come si diceva con Silvano, effettivamente non si può avere quest'anno già subito dei risultati immediati, no? Ma credo che voi siete consapevoli di questo. Ma assolutamente sì, ritengo che comunque, cioè, sia con Silvano che con Roberto abbiamo sempre condiviso questo, infatti, quello che è il progetto di sviluppo, per cui ritengo che almeno ci vorranno 3-4 anni per incominciare a vedere qualche risultato, ma comunque quelli veri si vedranno ancora in un periodo, diciamo, più sul lungo periodo. Ecco, esatto, quindi ecco, 3-4 anni, sì, Foti, dicevo 3-4 anni, quindi sì. Sì, 3-4 anni per incominciare a vedere qualche risultato, ma è di tutta evidenza che i risultati veri, quelli più importanti e significativi, ci vorrà magari anche 5-6 anni, ecco. Però diciamo che non ci scoraggiamo, anche perché comunque il gruppo è un gruppo determinato ad andare avanti con un progetto comunque pluriennale. Ci siamo impegnati per minimo 5 anni, ma quando uno si impegna comunque per minimo 5 anni, diciamo che tra 5 anni poi dovremmo anche iniziare a raccogliere i frutti del lavoro e del sacrificio, del tempo che stiamo dedicando ora, oltre che ovviamente delle risorse economiche. Per cui di tutta evidenza che ritengo che poi da lì in poi, insomma, dovrebbe essere un pochino più in discesa la strada. Senta Foti, la vostra all'inizio è sembrata una sfida quasi titanica, no? Mi consenta la battuta, perché effettivamente il settore giovanile del Como, che è stato, come abbiamo ripetuto tante volte, un bel fiore all'occhiello per molti anni, poi alla fine è, per così dire, svanito completamente. Adesso avete cercato di rimettere assieme pezzo per pezzo, ma certamente il puzzle è ancora lungi dall'essere terminato, no? Certo. Beh, diciamo, l'unica discriminante, senza ovviamente, io non voglio parlare troppo poi del passato, insomma, però diciamo che l'unica discriminante è quella di avere un progetto, per cui quando si ha un progetto pluriennale, allora è di tutta evidenza che il settore giovanile diventa il fulcro centrale di tutto il progetto, mentre quando si deve ragionare solamente su una o due stagioni, ecco che bisogna cercare di ottimizzare le risorse riferite però a un periodo molto breve. Ecco, certo che in una società ai tempi di oggi andare a investire anche sul settore giovanile non è facile, me ne rendo conto, no? Però certo, è stata una scelta ben ponderata la vostra, no? Mirata anche, direi. Assolutamente sì. Su questo non abbiamo dubbi, diciamo che è stato proprio uno degli elementi fondamentali e focali, diciamo, proprio della trattativa e dell'aver portato a buon fine, insomma, la trattativa per l'ingresso di questo nuovo gruppo di soci. Bene, qui c'è Silvano Fontolana che la sta ascoltando anche telefonicamente, non le chiedo se siete contenti di loro, di lui e di Galia, ma mi pare che sicuramente avete scelto. Assolutamente sì. Siete andati a scegliere sicuramente gente che, insomma, conosce bene la realtà del Como, del settore giovanile, insomma. Io ho avuto modo di apprezzare già da qualche anno comunque sia Silvano che Roberto, per cui assolutamente non, cioè, ma non ho avuto il minimo dubbio, per cui, cioè. Ciao Como. Ciao Como.